sulle loro reazioni, sui loro sentimenti, quindi noi adattiamo l'approccio di conseguenza. Ad esempio, se una persona mi dà, facciamo un esempio, se una persona mi dà luogo a una distonia sessuale, io capisco, e questo lo spiego facendo un seminario, che questa persona vive una distonia sessuale, cioè ha una difficoltà, diciamo, una donna, ad esempio, a vivere il sesso, io usando la psicologia inversa, devo proprio spingerla a non fare sesso, devo spingerla a non fare sesso, devo dirle: guarda, è meglio che tu non fai proprio sesso perché non dovresti fare sesso. Quindi vado a rafforzare praticamente quella sua parte che vive il blocco della sessualità e questo praticamente la spingerà per una situazione di orgoglio. A sbloccarsi, quindi viene fuori quella parte inconscia che si sente bloccata ed emerge, e quindi lei tenderà a lasciarsi andare alla sessualità. Quindi, però, io devo capire attraverso il linguaggio non verbale quali sono le sue esigenze emotive e quello che è il blocco. Quindi, nell'uso della psicologia inversa. È molto importante renderci conto in modo sincronico, no? Noi dobbiamo dire delle cose e aspettare, diciamo, che le cose, salutiamo anche la Nespola, che le cose si verifichino in modo sincronico. Ad esempio, come dice giustamente Patrizia Perotti, Michele, non dovresti fare sesso, è pericoloso, perché sappiamo che Michele Pippoli, salutiamo anche Luisa. Non si vede la chat. Che cazzo dici? La chat si vede, sei tu che sei cieca. La chat si vede, io vedo le persone che scrivono, si vede la chat, Luisa. Siccome sappiamo che Pippoli è inibito sessualmente, no? Pippoli è inibito sessualmente, dobbiamo dirgli: guarda, Michele, non dovresti fare sesso perché ti può far male, perché magari potresti mettere incinta qualcuna, lascia perdere. Ecco, quindi il Pippoli che vive questa inibizione a livello sessuale, praticamente, verrebbe colto dall'orgoglio e andrebbe a ficcarlo pure in una serratura, no? Perché poi ci sono uomini che non distinguono una fica da una serratura, no? E quindi non si rendono conto se lo mettono dentro una fica o se lo mettono dentro una serratura. Basta ficcare, ficcano dappertutto. Quindi, nell'uso della psicologia inversa è importante, diciamo, nell'uso della psicologia inversa è importante, diciamo, è essenziale che i segnali non verbali siano sincronizzati e siano in sincronia fondamentalmente. Quindi bisogna sviluppare, una delle capacità che bisogna imparare a sviluppare è proprio la capacità di leggere in modo acuto i segnali del corpo, imparare a riconoscere e interpretare correttamente i segnali di gradimento, i segnali di rifiuto sono importanti. Ecco, quindi questo è perché la psicologia inversa non può essere utilizzata, non può essere utilizzata ab casum, ma deve essere utilizzata proprio per spingere la persona verso il suo blocco. Ad esempio, se una persona, ad esempio, ha, come dire, vuole fare la dieta, ma non ci riesce a farlo, spingetelo a mangiare. E vabbè, ma che te ne frega, vuoi fare la dieta? Ma mangia, tanto sei già obeso, che cazzo te ne frega? Un chilo di pasta in più, un chilo di pasta in meno. Un chilo di pasta in più, un chilo di pasta in meno non ti cambia la vita, no? Quindi lo spingi verso il blocco fondamentalmente. E spingi anche verso il blocco, praticamente le persone. Questa è l'utilità della psicologia inversa e puoi pilotare tranquillamente, però deve essere naturalmente abbinata alla capacità di interpretare il linguaggio del corpo, perché se non sai interpretare il linguaggio del corpo non ottieni veramente nessun risultato. Ovviamente poi nel contesto la psicologia inversa deve essere utilizzata in modo, diciamo, come possiamo dire, deve essere utilizzata in modo integrato con l'altra strategia che è quella della PNL, perché devi imparare l'ascolto attivo, perché la PNL ti insegna